sul canale, nuovo video, finalmente video sui saldi. Vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato nell'ultimo periodo e qualcosina che ho acquistato anche senza saldi, perché si sa che quando uno va per comprare con i saldi compra sempre la nuova collezione ed è sempre così. Iniziamo subito dalle scarpe. Non so se sono malata di scarpe o se effettivamente poi ho trovato qualcosa che effettivamente mi piacesse davvero. Voglio iniziare da questo paio di scarpe che ho preso da H&M e l'ho preso il giorno prima dei saldi. Sì, lo so, sono stupida. Effettivamente non sapevo se poi potessi trovare il numero, non sapevo se la scarpa poi effettivamente sarebbe stata scontata e non lo voglio neanche sapere se è stata scontata. I sandaletti qui molto semplici con la fascia davanti, sono veramente semplicissimi. E hanno questo piccolo tacchetto. Sono comodissimi, sono eleganti, secondo me da sfruttare sia appunto per uscire che anche per tutti i giorni. E sono veramente molto carine. Ve le farò vedere appunto addosso. Queste le ho pagate 19 euro. Ho preso questi altri sandaletti. Questi li ho trovati al mercato. Sono col tacco largo, sempre neri, in camoscio come l'altro. E sono praticamente tutti alla schiava. Non capirete niente, faccio così. Questi qui sono molto semplici, tutti con i laccetti davanti e alla caviglia appunto sono a schiava. Sono molto carini, anche questi pagati 19 euro al mercato, quindi li potete trovare penso anche voi. Poi, e sono comodissimi. Poi, dopodiché andiamo avanti, da Zalando ho comprato questo paio di scarpe di questa marca qui, che non conoscevo assolutamente, non ho mai preso niente di questa marca, perché mi sono innamorata di un paio di scarpe col tacco, che io vedevo, e poi alla fine ho detto no, le devo prendere assolutamente, anche perché stavano finendo i numeri, e sono queste qui. Non sono bellissime, cioè sono stupende, sono veramente veramente belle. Sono appunto intrecciate davanti, hanno delle fasce in camoscio beige e delle fasce in vernice, diciamo, come si chiama questo tessuto? Vabbè, avete capito, insomma, di pelle di serpente, una cosa del genere. Belle, hanno la fibbia di lato. Ve le farò vedere anche queste addosso. Le ho tenute l'intera sera e devo dire che reggono, cioè li potete tenere per un paio di ore ovviamente, poi iniziano a fare un po' male davanti, però devo dire che tutto sommato io le ho tenute ai piedi circa 4 ore e insomma si reggono. Queste le ho pagate 49,99 euro, non costano poco ed è stato il regalo del mio compleanno personale. A proposito di regalo del mio compleanno personale, visto che siamo in tema di shopping, volevo farvi vedere appunto il mio orologio. Questo qui mi è stato regalato, però insomma lo voglio inserire anche in questo video perché è veramente molto bello. Questo fa parte della nuova collezione di Daniel Wellington. Mi è stato regalato per il mio compleanno e non da Daniel Wellington ovviamente. L'ho preso su internet, il prezzo è di 149, ma in realtà con uno sconto del 15% l'ho pagato 127. Ultime scarpe che vi avevo fatto già vedere in un video precedente sui preferiti sono queste infradito sandalo che ho preso da Zalando e sono di Anna Fields. Le ho pagate in saldo 15 euro, comodissime, mi stanno durando tantissimo, sono dorate, le abbino ovunque e ok, uno degli acquisti migliori dell'ultimo periodo. Andiamo avanti, abbigliamento. Allora, da H&M, oltre alle scarpe, ho preso solamente questo vestitino, di quelli proprio classici, con la gonna a campana. Super semplice, perché mi serve per lavorare. Nulla di particolare, l'ho pagato 10 euro, c'era solo di questo colore, perché le altre fantasie non proprio mi piacevano, e insomma ho preso questo. Poi, non mi è piaciuto nient'altro, sinceramente, da H&M quest'anno. Non ho trovato niente di particolare, non lo so, boh, ditemi voi se invece voi avete acquistato qualcosa. Io non ho trovato nulla di che. Poi, andando avanti, parliamo di
Telly Whale. Ho preso solamente un vestito spettacolare, che è bellissimo, devo farvelo vedere assolutamente addosso. Allora, questa è la parte di sopra che è tutta ricamata e la fascia ha una fascia qui sul seno, come se fosse appunto un reggiseno, ecco, in realtà fa parte del completo. E qui verrebbe la pancia e poi la gonna lunga, lunga, lunga. È un vestito lunghissimo, ve lo devo far vedere addosso perché visto così perde. È bellissimo, l'ho pagato in saldo 25 euro. Meraviglioso. Con quelle scarpe che vi ho fatto vedere prima di Zalando, quelle col tacco, ci stanno divinamente. Uno spettacolo di vestito davvero. E che io abbino sia con quelle scarpe che con questa pochette che ho preso da Candida, che è uguale 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 al colore delle scarpe. L'ho preso per questo motivo, l'ho pagata 9,99 quando c'era il 10% di sconto. Magari adesso la trovate anche a 5 euro secondo me, che è decisamente un prezzo più abbordabile per quella pochette. Poi andiamo avanti e passiamo a The Zenis. Da The Zenis ho preso due reggiseni, di cui uno ce l'ho addosso, ma in realtà non te lo faccio vedere, è praticamente la fascia di quei reggiseni a fascia presi in saldo, nera, comodissima, senza bretelline. Poi ho preso questo reggiseno qui, bianco, con questa scollatura qui da mettere anche sotto i vestiti, magari quelli più scollati. Questo è veramente molto bello, fa un bel seno, l'ho pagato in saldo appunto 7,45 da 14,90, l'ho preso al 50%. E poi ho preso due canotte, queste qui, le canotte basiche di The Zenis, che io utilizzo non solo come canotte intime d'inverno, ma le utilizzo proprio come canotte così per uscire per tutti i giorni sopra dei pantaloncini anche d'estate. Le trovo molto belle, devo dire, veramente calzano perfettamente. L'ho presa rossa e l'ho presa verde militare, e perché sto usando un sacco i colori oro e quindi mi piacciono questi due colori da abbinare a loro. Poi ce li ho, ne ho una bianca, ne ho una nera, insomma ne ho veramente tantissime, ma perché mi ci trovo veramente molto bene, le trovo molto comode da sfruttare appunto in maniera molto versatile. E poi ho preso un costumino, questo qui blu, che è ricamato. Mi sarebbe piaciuto prenderlo bianco in realtà, ma non c'era, c'era solo blu, e devo dire che non mi stava male come colore. Semplicissima mutanda di sotto, ancora non lo indosso, questo non l'ho preso con i saldi, prezzo pieno, se non mi sbaglio 9,99 il sotto, e l'ho preso a prezzo pieno perché non stavano in sconto i costumi, e ancora non lo utilizzo, però devo vederlo un attimo perché lo sento un po' smolliccio come costume, non vorrei appunto che a lungo andare lo debba buttare. Ecco, è probabile che sia così. Di Stradivarius, piccolo acquisto da Stradivarius, ma importante, ho preso questo pantaloncino qui che mi piaceva un sacco come fantasia. È un pantaloncino semplicissimo con la molla e la fascia in vita. Questo l'ho pagato 9,99, calza un po' grande effettivamente, essendo, pur essendo una S, lo devo fare un po' stringere. E poi sopra ho preso queste canotte basiche di sempre di Stradivarius, così semplicissima da metterci sopra il pantaloncino, mi piaceva un sacco l'abbinamento, e questo l'ho pagato 3,95. Molto molto carino questo, un po' pesante come tessuto, secondo me è meglio utilizzarlo di sera perché secondo me mattinata col caldo afoso, cioè, suderei tantissimo. A Bershka, dove ho comprato in saldo questa tutina molto molto carina con le spalle di fuori, ed è uno jumpsuit, lo vedrete addosso, cioè è proprio inutile farvelo vedere così, vi faccio vedere giusto giusto la fantasia, che ho pagato 14,99. Poi ho preso una maglietta che non era in saldo ma che mi piaceva veramente da matti, cioè mi piace proprio tanto, che è questa qui, che ha maniche corte però lascia le spalle di fuori, non è molto lunga,
Questa l'ho pagata a 12,99 perché fa parte della nuova collezione. Bella, bella, bella. Veramente stupenda addosso. Ho preso questa tutina nera, che è una tutina lunga col pantalone appunto che arriva sopra alla caviglia. Semplicissima, questa pagata 17,99. E direi che ho finito. Penso di aver finito, non so se ho qualcos'altro, non penso. Questi erano gli acquisti del mio ultimo periodo, non so se acquisterò qualcos'altro più in là, ma non penso perché non ho trovato granché. In realtà ho fatto un acquisto sul sito Shein, però non so quando mi arriverà, spero presto perché ho preso delle cosine carine, carinissime, e volevo assolutamente mostrarvele, quindi spero che mi arrivi presto l'ordine, anche perché vorrei sfruttarle d'estate, altrimenti se arrivassero a settembre non saprei proprio quando metterle. Comunque questo è tutto, spero che vi abbia fatto un pochettino di compagnia, fatemi sapere se appunto vi piacciono i miei acquisti, se vi sono piaciuti i miei acquisti. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video, ciao!